Benvenuti al primo ciclo di tribune per il rinnovo del Parlamento europeo. Il 6 e 7 giugno si voterà appunto per rinnovare il Parlamento europeo. Il secondo ciclo di tribune inizierà dopo la presentazione delle liste. Una cosa che va premessa, i tempi assegnati sono decisi dalla Commissione parlamentare di vigilanza e sono in proporzione alla consistenza della rappresentanza parlamentare. Cominciamo subito, vi presento i nostri ospiti. Cominciamo con Federica Mogherini del Partito Democratico. Buongiorno. Grazie per essere venuta. Sebastiano Fogliato della Lega Nord, grazie. Buongiorno. Anche a lei. Carlo Casini dell'UDC e Olivero Di Liberto dei Comunisti Italiani. Buon pomeriggio. Cominciamo subito con Di Liberto, che fra l'altro è anche il volto più noto, diciamo così, dei nostri ospiti. È stato anche ministro della giustizia nel governo Prodi. Di Liberto, questa soglia del 4% naturalmente obbliga voi e tanti altri partiti più piccoli ad apparentarvi con altri partiti per superare la soglia del 4%, appunto. Voi con chi vi metterete insieme? Ma in realtà la soglia di sbarramento è abbastanza recente. Noi abbiamo avanzato a Rifondazione Comunista una proposta già dal giugno del 2008, quindi un anno fa, per rimetterci insieme e abbiamo raggiunto l'accordo. Faremo la lista insieme a Rifondazione, la depositiamo tra stasera e domani, è già fatta. E insieme ai comunisti uniti ci saranno anche i socialisti guidati da Cesare Salvi, quindi una lista di sinistra che mira ad aggregare, ma il problema non è il 4%, che è assolutamente alla nostra portata, ma è una scelta politica, cioè rimettere insieme la vera e, ahimè, ormai unica sinistra che è rimasta in Italia. Roberto, mi tolga una curiosità e la tolga soprattutto ai nostri spettatori. Per quale motivo in un'Europa che il comunismo in qualche modo lo ha, tra virgolette, anche un po' demonizzato, voi vi presentate contro, un po' controcorrente, diciamo così, rispetto al sentire comune? Io sono tutta la vita controcorrente, vede, non mi dispiace, nel senso che rispetto a questo mondo e a questa società che sono profondamente ingiuste, essere controcorrente è un valore. E anche essere coerenti è un valore, ci sono tante persone che hanno cambiato idea, anche che vengono dalla mia stessa storia, hanno cambiato il nome, il simbolo, si vergognano di quello che sono stati, dicono anzi alcuni di non essere mai stati comunisti, dirigenti del vecchio Partito Comunista. Io sono orgogliosamente convinto delle mie idee e vorrei aggiungere una cosa anche per coloro che ci ascoltano. Vedete, la falce e il martello non sono i simboli di una ideologia astratta. La falce e il martello sono i simboli del lavoro, sono nati così. E oggi c'è un drammatico bisogno di riportare i temi del lavoro e dei lavoratori al centro della vita politica italiana, al centro della discussione e dell'azione politica italiana, perché sono scomparsi. I lavoratori italiani sono invisibili. E quando è che diventano visibili? Provate ad interrogarvi. Diventano visibili, ahimè, quando muoiono. Ma anche quando muoiono, e anche muoiono in modo atroce, penso ai lavoratori della ThyssenKrupp, bruciati vivi, 7 persone bruciate vive, il sistema dell'informazione italiano li rende visibili, ma li riduce a talk show, li mette una sera sì, una sera no, insieme alla mamma di Cogne o al delitto di Garlasco. Beh, francamente questa cosa a me fa ribrezzo, e io sono qui da comunista, con la falce e martello, per combattere contro queste cose. Di Liberto, il vostro europeismo da dove viene e dove vuole andare? E vorrei approfittare di questi pochissimi secondi per dire alla gentile collega del Partito Democratico che anche io non penso che i lavoratori siano solo gli operai e che anzi i precari mi stanno così a cuore che una delle poche cose buone fatte dal governo Prodi la volta scorsa fu la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione ottenuta da un mio emendamento alla Camera. E se il Partito Democratico, allora diviso nei DS e nella Margherita, non si fossero opposti, avremmo già il salario minimo garantito per i disoccupati che noi proponevamo e che fu bloccato appunto quando governavamo noi. E allora lo dico a Franceschini, non si può avere una linea quando si è al governo e una linea quando si è all'opposizione. E quando si è al governo no al salario sociale, se governa Berlusconi bisogna che facciano il salario sociale, francamente incomprensibile. E poi sui simboli,
Io non valuterei i simboli sulla base della data in cui sono nati, perché il socialismo europeo al quale si richiamano gran parte dei dirigenti del Partito Democratico, il socialismo nasce prima del comunismo, quindi non è un problema di date, è un problema di validità. E quando io parlo dei simboli del lavoro dico per davvero che la invisibilità politica dei lavoratori è un problema che dovrebbe riguardare tutti, ma ahimè siamo gli unici che hanno mantenuto nel loro simbolo appunto i due simboli tradizionali del lavoro. Se nascesse oggi ci sarebbe un computer, non ci sarebbe la falce e il martello, ma sono appunto la tradizione che noi non vogliamo rinnegare, pur ovviamente guardando avanti alle nuove forme dello sfruttamento.